Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un mini video haul di qualche acquistino che ho fatto da Avon perché c'è una mia amica, Giusy, ti mando un bacio perché mi segue e lo so, che è presentatrice Avon. Io anche in passato ero presentatrice Avon, però poi ho lasciato la cosa. E nulla, e ho fatto due ordini, ma veramente piccoli, 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 perché sapete che io utilizzo prodotti bio per la skin care, hair care, eccetera, eccetera. Anzi, ora passerò al bio anche per quanto riguarda la base viso, perché mi rendo conto che la mia pelle non tollera più i fondotinta siliconici. E vai! E quindi, perché ovviamente trattando la pelle con prodotti bio e poi andandoci a mettere il fondotinta siliconico, effettivamente non ha molto senso. E infatti, ogni volta che andavo ad applicare il fondotinta siliconico, mi spuntavano le peggio cose. Invece, quando vado ad applicare un fondotinta o una BB cream bio, non succede nulla. E quindi ho deciso che non utilizzerò più fondotinta siliconici. L'unico fondotinta che continuerò a tenere è quello di Huda perché me l'ha regalato Antonio a Natale e sinceramente mi piange il cuore perché l'ho utilizzato due volte ed è veramente un ottimo, ottimo fondotinta. Quindi lo terrò per le grandi occasioni, diciamo, va. Comunque, passiamo all'ordine che ho fatto a Avon. Ho preso questa mousse per i piedi rinfrescante all'aloe, mi ha incuriosito tantissimo questa qui. E niente, sapete che io sui piedi mi spatafascio qualsiasi cosa. E niente, quindi ho deciso di prendere questa mousse per i piedi rinfrescante. Penso che la utilizzeremo sia io che Antonio in estate. Sono 150 ml. Gli ingredienti non ve li faccio neanche vedere perché lasciam perdere. Ma proprio anche no, e niente, e quindi questo, ma per i piedi, poco me ne importa. E poi ho deciso di prendere le acque profumate, perché sinceramente a me le acque profumate piacciono tanto, in estate ne utilizzo e generalmente io queste le vado a mettere in frigo in estate e poi me le spruzzo un po' così e soprattutto anche sulle gambe le utilizzo molto come anti-zanzare. Anche se quest'anno andrò a comprare l'anti-zanzare qui in erboristeria, sperando che faccia effetto, però sapete che l'alcol ovviamente tiene lontane le zanzare. E niente, io ho voluto prendere queste nuove profumazioni che sono uscite. La prima è al cocco, aspettate che leggo in italiano, anche se qui è tutto molto cocco e carambola. Questa è una fragranza abbastanza dolce, vediamo. È una fragranza che sa molto molto di cocco. Sì, è molto di cocco. Oddio, è un misto tra il dolce e il fresco, non è neanche troppo stucchevole, buona. Poi ho preso questa qui che è al mora e vaniglia, quindi questa penso sarà. Oddio, non è neanche questa troppo dolce. Questa è più dolce rispetto a quella al cocco, ma devo dire che sento più la mora che la vaniglia all'interno. Io queste le ho pagate 1,95 euro. Nella campagna in cui le ho prese io erano in offerta 1,95 euro, quindi ne ho prese 4. Poi ho preso questa alla pera e peonia, e questa la vorrei prendere anche per Caterina e mandargliela perché lei impazzisce per la peonia. Aspettate. Questa è molto fiorita. Sì, si sente tanto la peonia. Bella, una bella fragranza. Questa però è molto più fiorita rispetto alle altre due. Queste sono più fruttate. Questa è più fiorita, non si sente tanto la pera, ma tanto la peonia. E poi aspettate, io ora se deve andare un po' di profumo da qua perché se no non si capisce più niente. E poi ho preso questa al
Serie difficoltà nella fragranza, corpo frizzanti, pompelmo rosa e menta. Qui si sente tantissimo il pompelmo rosa, la menta poco, è una fragranza molto acidula questa. Sì, questa è una fragranza molto molto acidula. Questa secondo me andrà proprio bene per le zanzare. Forse questa è quella che mi piace di meno. Sì, molto acidula questa fragranza, si sente tanto 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 l'odore del pompelmo e con la menta, questa forse non mi piace tantissimo, però è una fragranza molto acidula. E niente, quindi questo è tutto quello che io ho comprato da Avon. E fatemi sapere, come sempre, se avete provato questi prodotti, queste fragranze. Io in passato avevo preso altre fragranze, ma tipo rose e cioccolato, queste cose qui non mi erano piaciute tantissimo. Queste le ho prese, vi dico la verità, perché ho visto che erano fruttate, erano insomma tutte a base di frutta, perché in uno c'è il cocco, in uno c'è l'amore, in uno c'è la pera, in l'altro c'è il pompelmo, quindi le ho prese per questo. E poi per 1,95 € alla fine sono 100 ml di prodotto, si può fare, la confezione è in plastica, quindi si può anche portare in borsetta e spruzzarselo se poi non si sente più il profumo, perché appunto in estate io non utilizzo profumi, ma tendo ad utilizzare acque profumate, non troppo persistenti, perché poi quel profumo pesante in estate con il caldo mi dà un po' fastidio. Niente, fatemi sapere anche voi se li avete provati, che cosa ne pensate e niente. Io vi mando un bacione grossissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!